Battuta d'arresto per la capolista Atletico Maida nel confronto in trasferta contro il Real Mileto, una squadra che è terz'ultima in classifica per 7 punti a parità del Pianopoli e la squadra che appunto dicevamo era in testa alla classifica fino a domenica scorsa insieme alla Vallata del Torbido si è dovuta accontentare di un pareggio, addirittura cercando di non dover subire una sconfitta. Eppure per l'Atletico Madrid stavano mettendo bene le cose perché era riuscita ad andare in vantaggio, poi è stata raggiunta sul pareggio e con i gol poi di Elaudì e Baroni, mentre dalla parte del Real Mileto c'è stata la doppietta di Ismael, un Real Mileto che certamente si è rinforzato in vista di questo rush finale del campionato che può ancora sperare di togliersi dalla zona bassa della classifica e cercare di evitare i play-out. Per adesso ancora la situazione è lontana e complicata, non basta questo pareggio, però fa morale perché è raggiunto proprio al cospetto di una squadra di alta classifica. Per l'Atletico Maida invece è una battuta d'arresto probabilmente. Dopo 8 vittorie consecutive, si vede allontanare dalla Vallata del Torbido e scavalcare dalla Parghelia.